Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per le Base Review. Per chi non conoscesse la serie, praticamente a ogni 1000 like ricevuto in questo video qua, nel prossimo video di Base Review farò una recensione. Nell'ultimo video di Base Review abbiamo ottenuto tipo 8900 like, perciò in questo video qua farò 8 recensioni. Prima di far partire il video, vi ricordo che stamattina è uscito un altro video della Road to Premium in Italia. Per chi se lo fosse perso, comunque il link è nei commenti. E ora, partiamo! Ragazzi, il primo villaggio di oggi che andremo a recensire è quello di Alex del clan Big Money Ita. Allora, vediamo un attimo come si è messo con il villaggio. Vabbè, il rebarbaro ce l'hai abbastanza alto. L'unica pec del tuo villaggio, guarda amico, sono i muri che sono veramente bruttissimi a livello 6. Portateli su il prima possibile e poi guarda, le torrette dell'arciere sono importantissime e poi quando hai tempo, naturalmente fatti anche le difese aeree. Purtroppo non posso vedere dove hai messo le tesera, cioè non so neanche il livello, perciò penso che dovresti portare su anche le tesera. Sono molto utili per Tanhulo livello 8. Comunque ho visto che ti stai portando già su le difese aeree, molto bravo. Secondo villaggio che andremo a recensire è quello di Mirko del clan War Empire. Allora, vediamo come sei messo. Allora, c'hai tanti big money, te. Hai praticamente il nero pieno e non ti serve niente, dato che il rebarbaro al massimo per Town Hall 8 è livello 10. Correggetemi se ho detto una cazzata, perché è da tanto che non ho più Town Hall livello 8. Allora, unica cosa da dire sul tuo villaggio quasi maxato sono i muri. Cioè, oltre ai muri non c'ho nient'altro da dire. Comunque, vedo che sei praticamente pieno di elisir. Unica cosa che ti dirò è quello di farti pack anche il 3 dato che ce l'hai l'1. In futuro ti saranno molto utili. Terzo villaggio di oggi è quello di ArcaJ del clan Anime di Fuoco. Allora fatemi indovinare. Questo è un Town Hall a livello 7. Sì, l'ho beccato. Allora amico, ti dico subito di cambiare la disposizione, perché questo qua non ha una disposizione da farming ma una da coop. Praticamente hai sostituito il Town Hall che doveva essere al centro mettendolo fuori. Purtroppo questa difesa, anche se sembra molto forte, ormai è tanto vecchia e ora si sfonda molto facilmente. Una volta stanate le truppe del castello e le bombe giganti che sono presenti qua, il tuo avversario ti fa anche molto easy 3 stelle, perché i mortai sono messi veramente in una pessima posizione perché non coprono i davanti. Basta che uno stia attento e ti distrugge tutte le bombe giganti. Quarto villaggio che andremo a recensire oggi è quello di Aren del clan Italy Force. Allora, vediamo un po' come sei messo. Allora, sei un po' precoce in quanto mortai, cioè sono le difese più importanti per Town Hall 8, ma sono dettagli. Dettagli a parte, vediamo un po' le altre difese. Caspiterina, anche le altre difese sono un po' basse, perciò io ti consiglio poi di portarti su anche la torretta dello stregone, che ti aiuterà anche tantissimo in Clan War, soprattutto contro i draghi, anche se non sembra aiuta contro i draghi. E vabbè, dopo le difese aeree portatele su perché sono fondamentali contro i draghi. Allora, vediamo un po' il tuo profilo e vediamo come sei messo. Ai ai ai, ancora i giganti al 4, portateli su prima possibile. Quinto villaggio che andremo a recensire oggi è un ennesimo Town Hall 8. Dettagli. Allora, vediamo un po' come sei messo. Allora, anche te sei pieno di big money, tanto elisir, regalamene un po' a me che mi serve. Allora, vedo che di difesa non sei messo male, praticamente ti stai facendo i muretti. Andiamo a vedere un po' il tuo profilo. Guardando le tue coppe, vedo che non sei mai arrivato in cristallo. Con queste difese qua che hai ora potresti arrivare benissimo al cristallo e prenderti le gemme della missione. E poi vedo che sei un ottimo farmer, hai rubato quasi 100 milioni di oro e 71 milioni di elisir. Poi guardando le tue truppe vedo che non sei messo per niente male e hai persino il re barbaro al 10. Sesto villaggio che andremo a recensire, ennesimo Town Hall 8. Dettagli! Allora, vediamo come sei messo con le difese. Praticamente ragazzi siete quasi uguali di difese un po' quasi tutti quanti. Furbacchione, ti stai facendo il re barbaro al 6, bravo bravo. Non so perché, ma la tua difesa mi puzza un po' di bruciato con tutti sti buchi. Ci avrai bombe giganti, tesla, tutti a go-go. Bella difesa, insomma, vuoi inchiappettare la gente a te. Vediamo se hai truppe nel castello. Ah, no, non c'è niente, amico. Quando stacchi, io ti consiglio di mettere sempre le truppe nel castello, perché c'è gente che ti sfonda anche se hai Town Hall out. Vediamo se sei online. L'ultima volta che hai preso dalla miniera è stato tipo un'ora e 40 minuti fa. Settimo villaggio che andremo a recensire è quello di Joe 03, che stavolta per variare ci abbiamo persino un Town Hall livello 7. Allora, vediamo come sei messo. La mortaia al 4, molto molto brutti, gravioso.
Portateli al 5 prima possibile perché cioè praticamente i mortai per i municipi bassi sono le difese fondamentali insieme alle torrette dello stregone. Poi questa qua e quella, c'è anche un'altra qua, sono un pochino esterne, amico. Ti consiglio di cambiare perché le difese, quelle là lunghe e strette, ti sfondano molto easy easy. Clan Tridenti. E poi vediamo che c'è un casino di goblin. Cosa vuoi fare con questi goblin? Gran farmer, insomma. L'ottavo e ultimo villaggio che andremo a recensire oggi è quello di Riccardo del clan Italy Wars. Giusto per variare, questa volta abbiamo un giocatore della mia taglia. Caspiterina, c'hai cioè i muri al 9. Allora, guardiamo un attimo il tuo clan. Allora, siete clan livello 5, non siete neanche messi male come giocatori. Campione, campione, master, cristallo. Vabbè, andiamo a vedere un po' il tuo villaggio un po' cazzuto, vabbè. Allora, andiamo a vedere un po' le difese di Riccardo. Vediamo che c'ha l'inferno al 3 e le torrette dello stregone all'8. Vedo che ti sono appena inchiappettati gli eroi. Vediamo se stai online. Sì, stai online. L'ultima volta che hai estratto delle miniere è stato tipo neanche 2 minuti fa. Poi guardando il tuo villaggio vedo che sei un grande collezionista, perché questo albero di Natale qua era di ben 2 anni fa. Vediamo se hai ancora qualche ostacolo raro. Ah, questo qua era di Halloween dell'anno scorso. Ok, non sono qua per recensire ostacoli ma il villaggio. Praticamente, amico, sei un giocatore esperto, non so che consigli darti oltre portarti su il prima possibile gli eroi. Vabbè, dopo praticamente io ti consiglio di lasciare per ultimi i cannoni. Sono le cose più inutili del mondo perché sparano solamente terra. Appena i costruttori libri, lasciatene uno per gli eroi e poi fatti subito le torrette dell'acere. E fatti tanti big money di nero! Vedrai quando andrai in scalata con gli eroi al 30, 35, 40 cambiano le cose. Soprattutto la regina che ti aiuta a non failare. Ok ragazzi, questo qua era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciatemi un like, un commento e fatemi delle domande qua sotto per il prossimo vlog che dovrebbe uscire domani. Comunque per il prossimo vlog accetto un po' di tutto, domande, sfide, se no potete anche citare alcuni argomenti da affrontare nel prossimo vlog. Ok, questo era il video di oggi e come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo la prossima volta.